Amici di Visione TV, benvenuti a un nostro nuovo appuntamento. Il piacere di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi è tornato il professore Franco Battaglia. Ciao, grazie per essere con noi. Buonasera a voi, ciao Francesco. Qualche giorno fa abbiamo commentato una notizia, come dire, un po' stravagante uscita su Repubblica, ne sta parlando di questi temi in maniera un po' ossessiva solo il giornale Ammiraglia degli Agnelli, e in questo articolo di Repubblica un certo Talignani diceva che il Mediterraneo è bollente, che le temperature sono esplose in tutto il mondo, però sono esplose in maniera particolare più del doppio del resto del mondo in Italia. Ma perché il riscaldamento globale dovrebbe concentrarsi proprio sull'Italia? Cioè, c'è una base scientifica e non comica rispetto a affermazioni di questo tipo? Guarda, se tu leggi i giornali degli altri paesi, dal Canada all'Australia, dal Vietnam al Sud America, dove ti pare, analoghi a quelli di Repubblica, perché insomma ci sono, no? Come ben sai, come insegnava Carlo Maria Cipolla, gli stupidi sono ovunque, e leggi le stesse cose. Tutti ti dicono che questi giornali dicono che il loro paese, addirittura il loro quartiere, la loro città, è più calda della media mondiale, no? Quindi innanzitutto c'è questa, basta cercare in internet le trovi a decine, primo. E mi pare anche che c'era anche un servizio di un amico nostro che tu hai intervistato altre volte, in questo momento mi sta sfuggendo il nome, che ha fatto, me lo ricordo perché ha fatto un bellissimo servizio sull'Ucraina e sulla guerra Russia-Ucraina, forse se mi aiuti mi ricordi il nome. Gabellini, Lucidi, No, no, un altro ancora. Mazzucco. Mazzucco. E lui in un suo intervento che si può vedere su YouTube, lui fa vedere come tanti giornali del mondo raccontano tutta la stessa, la nazione è la stessa, il loro paese, la loro città, il loro quartiere ha subito riscaldamento doppio rispetto al resto del mondo, no? Quindi è chiaramente questa cosa, da un lato non è possibile, dall'altro, se è vero che c'è una parte del mondo che si è riscaldata più della media, sicuramente c'è una parte del mondo che invece si è rinfrescata, no? Perché è così che funziona la media, giusto? Quindi ci sono qua delle cose che fanno quasi ridere come vengono raccontate. Cosa vuoi che ti dica? Mediterraneo bollente, ma non lo so, Mediterraneo bollente, provate a farvi il bagno ora per vedere se o immergeteci la pasta e vedete se la pasta cuoce nel Mediterraneo. Quindi è chiaro che sono tutte affermazioni che servono a diffondere una continua narrazione bugiarda, analoga a quella che c'è stata sui vaccini, sulla pandemia, e su tante altre cose, e ora c'è anche ora c'è la narrazione sul clima, che ha vari aspetti. Quello naturalmente di terrorizzare, perché si capisce che mantenendo la gente nel terrore di qualcosa, mantenendo in ansia, no, la ecoansia, forse la si governa meglio. E poi c'è l'aspetto naturalmente economico, dove sono coinvolte tante di questi personaggi, che anche giornali, che raccontano questa narrazione, che sono anche coinvolti in affari col fotovoltaico e l'eolico. Quindi diciamo è una narrazione tutta contorta, strumentale, ma finalizzata anche a servire gli interessi economici dei padroni di Repubblica, cioè gli Elkann, gli Agnelli hanno puntato su questo cambiamento per lucrare su questi passaggi epocali. Guarda, ti dico, no, ora, quali sono gli affari dei padroni di Repubblica oggi? Non lo so. Posso dire che nel passato, quando il padrone era De Benedetti, lui era coinvolto in affari con la Sorgenia, che è un'azienda che sostanzialmente promuove queste cosiddette energie alternative, fotovoltaico, ed eolico, e i rapporti quindi che c'erano, che ci sono o che c'erano allora, facevano capire come questa narrazione di Repubblica poteva
si poteva ben supporre che fosse legata anche a questo tipo di interessi. Di questo va ben tenuto conto. Quindi così, insomma, le cose sono così. Poi sai, questi giornali, i quotidiani oggi vivono delle pubblicità. Se certe aziende che promuovono queste tecnologie, vendono queste tecnologie, sono pubblicizzate in televisione. Per esempio, il fotovoltaico è pubblicizzato da varie aziende che lo vendono. E lo vendono come? Lo vendono dicendo: guardate, costa 100, per dire, di questi 100 la metà te li paga lo Stato, no? Quindi c'è un grande, vengono venduti in nome del controllo del clima. Poi queste stesse aziende fanno le pubblicità su questi giornali, quindi capisci bene che si è creato ormai una sorta di cancrena che è impossibile da estirpare. Cancrena nella quale sono coinvolte anche i governi, ma poi i governi di tutti, di sinistra, di destra, di centro. Purtroppo è diventato questo un tumore che si può difficilmente estirpare. Quindi io non saprei come fare. E che ha peraltro delle gravi conseguenze, visto che si parla del clima, no? E di queste gravi conseguenze ne sono vittima tutti quelli che, per esempio, hanno sofferto per le alluvioni, per le siccità, perché in nome del governo del clima, no, si sta dicendo che dobbiamo promuovere la transizione energetica, quella di Mario Draghi, quella di Cingolani, no? La transizione energetica che consiste nell'impiantare questi impianti eolici e fotovoltaici. E questi impianti vengono montati, vengono installati, promettendo che in questo modo si governa la siccità, si governano le alluvioni, il che è totalmente falso. Ma spendere il denaro per questi impianti con l'intento di governare alluvioni e siccità toglie lo stesso denaro alle modalità effettive che effettivamente affrontano il problema. E le modalità sono pagare geologi e ingegneri idraulici per la costruzione di argini, cassi di espansione, invasi e dighe. Questo è il punto. Ecco, intanto sembra però che questo grande business dell'auto elettrica cominci a scemare. Ecco, sentivo che grandi colossi cominciano a mettere in dubbio la bontà di questo percorso, anche perché insomma gli inconvenienti sono tanti, per quanto tenti la propaganda di fare passare questo passaggio come epocale, necessario, virtuoso, per quanto una serie di sindaci, specie di grandi città, si stiano mobilitando per varare regolamenti che impediscono alle auto, persino Euro 4, Euro 5, di circolare al centro, evidentemente per aprire la strada in maniera subdola a questo tipo di utilizzo di automobili. Però, nonostante tutti questi sforzi, sembra proprio che questo business stenti a partire, è così. Sì, perché allora, certo, allora qual è il punto? Qui veramente siamo in una situazione abbastanza paradossale. Questa cosa delle auto elettriche e delle sovvenzioni alle auto elettriche, in realtà è un modo, forse pochi ci hanno pensato, per dare denaro, togliere denaro ai poveri e darlo ai ricchi. Perché? Allora, ovviamente l'auto elettrica costa al momento costa di più di quella tradizionale, ma il punto non è questo. Il punto è che l'auto elettrica è tecnicamente un oggetto che non conviene avere. Se uno gli si dice: guarda, io ti regalo l'auto elettrica, però in cambio tu mi devi promettere di non che non userai mai un'auto diversa da quella che io ti ho regalato, no? Una persona che invece l'auto ha bisogno perché deve lavorare, perché vuole viaggiare, affari suoi, certamente rifiuta questo regalo. Perché? Perché l'auto elettrica ha questo grosso e colossale handicap, che per ricaricarsi ha bisogno di un paio di ore. E uno non può programmare, chi lavora normalmente o anche chi vuole andare in vacanze, in realtà non si può programmare le proprie cose pensando che il proprio viaggio a un certo punto deve interrompersi per caricare
per un paio di ore per fare il pieno della propria automobile, che poi a volte queste ore sono anche di più. Quindi i vantaggi dell'auto tradizionale sono evidenti e nessuno la sostituirebbe con quella elettrica. Però chi è che può avere allora l'auto elettrica? È il giocattolo dei ricchi, cioè i ricchi che hanno le auto normali e poi come giocattolo hanno anche un'auto elettrica che si possono sbizzarrirsi a usare quando gli pare. Se per caso rimangono a piedi in città e trovano da parcheggiare, va bene, parcheggeranno, si chiamano un taxi, chiamano qualcuno che gliela ricarica e fanno qualche cosa di sto genere. Quindi l'auto elettrica la può acquistare soltanto il ricco come auto aggiuntiva rispetto a quella tradizionale. Quindi sovvenzionare queste auto significa soltanto semplicemente dare denaro ai ricchi per il loro giocattolo. Diciamo, è un'operazione destinata a completamente a franare o tenteranno ancora di tenerla in piedi? Ma guarda, togliere l'osso dai denti da chi lo ha afferrato è un problema. No, questi qua l'osso non lo mollano, no? Quindi è chiaro che la cosa è ardua. Ci vorrebbe però un governo, scusi il termine, con le palle, che una volta per tutte dica chiaramente che questa storia deve finire. E a dire il vero, alla COP27 che si è tenuta in Egitto l'anno scorso, Giorgia Meloni l'ha detto: signori, quindi questa storia qui, o questa risoluzione della CO2, ammesso che abbia senso, la fa tutto il mondo, oppure è inutile che noi ci sveniamo. Però il suo ministro ora dell'ambiente, Pichetto Fratini, o come si chiama, credo che si chiami così, continua a piangere davanti agli adolescenti con l'ecoansia. Dice che la colpa del riscaldamento globale è di origine antropica e probabilmente deve dire questo perché questa gente, no? Il loro stipendio dipende dal fatto che non dicano la verità. Se uno poco poco prova a dire la verità, viene segato, come è successo al presidente dell'Agenzia regionale protezione ambiente della Lombardia, che ha provato a dire: guardate, il riscaldamento globale, questi cambiamenti climatici non sono la causa antropica. La causa antropica è casomai gli effetti del clima. Del clima, degli eventi climatici severi, e la ragione per cui la responsabilità è antropica, perché l'uomo, anziché costruire, come dicevo prima, argini, casse di espansione, dighe, invasi e tutto quello che serve per governare le acque, sta spendendo il denaro per i pannelli fotovoltaici e le turbine eoliche nell'illusione di cambiare il clima, che è una cosa che non si può cambiare, è come con i terremoti. Uno non può pensare di governare i terremoti, si può soltanto pensare di proteggersi, di prevenire, di costruire in modo tale da evitare o diminuire i danni da terremoti. Questa è la cosa cruciale da comprendere. Io faccio sempre questo paragone, e noi abbiamo chi costruisce case in montagna ha il problema di proteggersi dal peso della neve sui tetti. Che cosa si deve? Uno ha la scelta, cosa fa? Costruisce i tetti spioventi, costano di più, però in questo modo riduce il peso della neve. Invece questi qui stanno spendendo soldi per evitare che nevichi in montagna. Questo è quello che sta succedendo. Ecco, c'è chi dice però che la geoingegneria è una scienza utilizzata da tempo per modificare il clima tramite l'inseminazione delle nuvole e altre pratiche riconosciute anche a livello ufficiale. Ecco, c'è molta suggestione intorno a queste teorie o c'è qualcosa di vero? Ma allora, dunque, il clima potrebbe, quello che io immagino può succedere, è che uno può indurre una precipitazione in modo artificiale, ma estemporaneo, non che si cambi il clima del pianeta. Si può localmente realizzare, per esempio, far piovere dove stenta a piovere, che è una pratica che io credo che non sia.
che insomma bisognerebbe discuterla anche da un punto di vista di legittimità, no? Perché se io mi ritrovo un ammasso di nuvole e mi torna comodo che piova, magari di sua spontanea volontà la natura si avviene un colpo di vento, sposta le nuvole e fa piovere anziché nel posto A, nel posto B. E allora il posto B potrebbe dire: no, a me faceva comodo che pioveva da me anziché da te. Quindi queste sono delle cose che bisognerebbe guardarle con attenzione. Però niente, io non ci vedo nessun complotto e niente di serio, ecco. Dico semplicemente, non credo che ci sia, no, che non c'è la possibilità di cambiare il clima del pianeta, questo è escluso. Ripeto, si possono realizzare alcune cose estemporanee in una qualche direzione, ma niente di cui farci niente, se non soltanto discutere sulla legittimità di fare queste cose. Ecco, mi faceva riflettere il fatto che per utilizzare una di queste cosiddette macchine elettriche c'è bisogno di tenerle in carica per moltissimo tempo, anche per ore. Ora, io dico, una persona come me, magari parte dal profondo sud e deve raggiungere Milano, non è che mi posso fermare a dormire in autogrill 20 ore per tenerla attaccata la macchina. Cioè, davvero funziona così una macchina elettrica? Non c'è possibilità di fare molti chilometri perché prima o poi bisogna fermarsi per molto tempo per ricaricarlo, cioè funziona davvero così? Sì, funziona così, ma il punto è, cioè uno può pensare di programmare le proprie cose, però, no, però è chiaramente una mancanza di libertà, è complicato programmare, perché uno può anche dire, dice, vabbè, io uso la macchina elettrica, vado in città, uso la macchina e di notte la ricarico perché ho a casa mia il sistema per ricaricarlo, no? Perché è chiaro che tu immagini, vai in una qualunque città, vai in Roma. Fai una passeggiata, prendi un taxi per Roma e vedi che ci sono migliaia e migliaia di macchine parcheggiate. Se quelle macchine parcheggiate poi al mattino si debbono spostare e si vorressero caricare di notte, è chiaro che dovrebbe esserci in ogni singolo parcheggio ci dovrebbe essere un punto di ricarica. Non è che ci può essere un punto di ricarica ogni 100 metri, ogni 50 metri, ci deve stare uno ogni 5 metri, uno per ogni auto, quindi è un sistema complicato. Questo per quelli che usano la macchina in un certo modo, ma altre volte uno può dover usare la macchina, se uno vuole fare un lungo viaggio, e ad un certo punto, dopo magari 3 ore di viaggio, si deve fermare. Se si deve fermare per caricare in 2 minuti si fa il serbatoio. Se è elettrico deve stare 3-4 ore. Quindi, insomma, quello che voglio dire è che oggi l'auto è elettrica, ma non ci sono prospettive, grandi prospettive per il futuro. Oggi l'auto elettrica è certamente molto meno performante dell'auto tradizionale e uno non la cambierebbe. Poi il motore elettrico è bellissimo perché è molto più semplice del motore termico, su questo non c'è dubbio, è anche silenziosa, è anche gradevole andarci. Però ci sono dei grossi handicap e questi handicap sono tali, tant'è vero che nessuno compra l'auto elettrica nei fatti, vengono comprate se qualcuno che te le paga, quindi c'è lo Stato che te le sovvenziona, e poi se c'hai comunque l'auto tradizionale. La verità è questa, tant'è vero che le auto elettriche, sia nel mondo che in Italia, sono una piccolissima parte. Il paese che più di tutti, credo che sia la Norvegia, il paese che più di tutti le sovvenziona, le auto elettriche in circolo in Norvegia, credo che siano qualcosa tipo il 16%, meno del 20% delle auto che ci stanno, ma la Norvegia è fatta da meno di 10 milioni di abitanti. Quindi è un sesto dell'Italia e tutti quelli che hanno l'auto elettrica hanno anche quella tradizionale. Ecco, i fatti sono questi dell'auto elettrica. Ecco, i giornali hanno raccontato questo incontro tra Xi Jinping e Biden come molto virtuoso proprio sulla necessità di combattere congiuntamente il riscaldamento climatico. Sono ricostruzioni propagandistiche o che tu sappia c'è qualcosa di vero? E poi come dovrebbero combatterlo?
Ma sì, magari io non so se il premier cinese ha detto sì, combattiamo, ma può dire tutto quello che vuole, poi quello che conta è vedere quello che si fa. Questa è la storia, mi sembra una frase che io ripeto ogni volta che mi capita e mi vengo intervistato, che la verità, la vera verità, no, è che nel 2022 la Cina ha installato 50 gigawatt a carbone. Ora, tu devi sapere che il consumo elettrico dell'Italia si attesta su 35 gigawatt, no? Quindi, se l'Italia azzerasse completamente le proprie emissioni di anidride carbonica dalla produzione elettrica, in un solo anno la Cina annienterebbe completamente gli effetti presunti, peraltro positivi, dell'Italia. Allora, la Cina e l'India da sole dal 1990 a oggi hanno aumentato la loro produzione di CO2 del 360%. Quindi, questi sono i fatti. Poi, cosa si possono dire Biden e il premier cinese? Sono affari, possono dire quello che vogliono. La vera verità è che la Cina fa così e l'India fa così, non solo fanno così, ma hanno anche dichiarato che non intendono attuare nessuna riduzione perché si devono sviluppare. Ora, la Cina è sufficientemente sviluppata, l'India soltanto 30 anni fa, forse chi ascolta non lo sa, ma soltanto 30 anni fa la metà della popolazione indiana non aveva alcun accesso all'energia elettrica. Oggi, dal 2020, in realtà, il 100% della popolazione indiana ha accesso all'energia elettrica, grazie appunto all'uso centuplicato del carbone. Ecco, questi sono i fatti. Poi cosa si dicono a livello politico? Posso dire tutto quello che voglio. Quando ero giovane, avevo pure molti capelli, mi ricordo che era di moda l'ossessione del buco nell'ozono. Quindi noi nel mettere la lacca, mi ricordo che proprio all'epoca si usava per più del gel. Ecco, insomma, io ho questi capelli lunghi alla Satomi, quello di Kiss Me Licia, no? E ogni volta mi mettevo la lacca, dicevo, ma insomma, non è che se questo buco nell'ozono ho contribuito ad allargarlo anch'io con sta lacca, no? Poi fortunatamente i capelli mi sono caduti per la lacca probabilmente, però pare che il buco si sia richiuso. Ecco, era vera quella storia o era diciamo una manipolazione antelite? No, non c'era assolutamente niente di vero. Sicuramente i clorofluorocarburi hanno questa caratteristica di poter distruggere molecole dell'ozono, una reazione chimica che non ti sto a raccontare. Però questo tipo di fenomeni sono fenomeni comunque naturali. Il fatto che questo buco dell'ozono ora si sia richiuso. E nel passato ci sono state fatte delle leggi per la riduzione dei CFC, non è una relazione causa-effetto. Ci sono andati, gli è andata bene, la vendono così, ma non c'è nessuna relazione causa-effetto. Quello è un fenomeno naturale. Il buco dell'ozono si potrà di nuovo riaprire, malgrado ci siano queste leggi. Quelle leggi in realtà furono fatte perché si volevano rendere fuori legge, si voleva rendere fuori legge l'uso di questi prodotti che si dovevano usare nella fabbricazione dei frigoriferi. Siccome scadeva per quei refrigeranti, scadeva il brevetto, che era un brevetto di una casa di cui non dico il nome, e allora quella casa aveva tutta l'interesse a rendere quel prodotto quale era scaduto il brevetto, di renderlo fuori legge, perché doveva venderne uno nuovo di nuovo brevetto. Quindi, insomma, ci sono ovviamente ci sono questi interessi economici dietro, nessuno lo mette in dubbio, si possono anche comprendere che sono così, però dal punto di vista della scienza la faccenda è che noi certamente non possiamo alterare il clima. Né vogliamo alterarlo, in realtà non dovremmo volerlo alterare, e che la questione del buco dell'ozono era una questione semplicemente di origine naturale. È chiaro che chi è che ti vende pannelli fotovoltaici e turbine eoliche ti deve dare una giustificazione, così come quello che ti vende macchine elettriche ti deve dare una giustificazione del perché
questi qui pretendono delle sovvenzioni pubbliche e devono dire che deve fare bene, in qualche modo questi prodotti fanno bene alla collettività e invece no, non fanno né bene né male, chi è che li vuole se li compra, se uno non li compra vuol dire che non conviene, questo è il punto. Ecco, se un po' tutti domani dicessero che mangiare il pandoro anziché il panettone fa abbassare il colesterolo di 1,4%, magari si inventano un grafico, lo dicono a reti unificate, molto probabilmente da domani il mercato dei pandori esploderà e quello dei panettoni subirà una diminuzione. Cioè, sono tecniche di manipolazione banali che però applicate ai grandi numeri funzionano, no? Allora, sono manipolazioni e marketing, io non mi scandalizzo di niente. Devo dire che l'unica cosa che a Venduto di me. medico che dice qualsiasi cosa lo trovi sempre, troverai pure un dietologo che ti dice una cosa del genere. Cioè, sono riuscito a dire che la vaccinazione ti aiuta a non contagiare gli altri quando tutti l'avevano i vaccinati. Possono dire tutto, cioè se il metro è questo, no? Certo, posso dire, certo, allora qui c'è esattamente, qui la cosa grave in tutte queste cose è, allora, alle pubblicità giustamente dicono quello che devono dire, le pubblicità sono fatte così. La cosa grave è che quando alcune di queste cose vengono fatte proprie da un lato dai cosiddetti uomini di scienza, dagli scienziati, e qui è grave perché poi alla fine si perde fiducia in questo tipo di persone e dall'altro quando viene fatta proprio dalle istituzioni e in questo caso poi si perde fiducia nelle istituzioni e questo è un grosso e questa è una cosa che devo dire dispiace e poi invece c'è anche una parte molto più seria che quello che dicevo sul caso del clima in Emilia Romagna, in Toscana. Non ci sarebbero state i danni che ci sono stati se si fosse speso denaro per governare le acque. L'Emilia Romagna, la metà dei progetti che aveva per governare le acque, non li ha realizzati. Però, se si fa la passeggiata per l'Emilia, per le Marche, per la Toscana, si vedono belle impianti di turbine eoliche, impianti fotovoltaici che sono stati installati con la promessa che quello era il modo corretto, che era il modo corretto di governare il clima. E qui entriamo appunto in una cosa che comincia devo dire, che chiede vendetta, perché per ovvie ragioni, no? Perché tanta gente ha sofferto solo perché i responsabili hanno agito in modo sbagliato. Bene, io ringrazio Franco Battaglia per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a te Francesco, sono bravissimo con la vostra trasmissione, ci vuole. Ah, grazie a te che sei sempre una punta di diamante. A presto. Bene, cari amici di Visione TV, grazie per aver seguito anche oggi questa nostra puntata. Vi ricordo alle 15 l'appuntamento di Milano, Palestina. Libera, eccola qua, oggi saremo alle ore 15 a Milano insieme a Marco Rizzo, Monovadia e tanti altri amici per dire no a questo sterminio del popolo palestinese ad opera di Netanyahu. Vi aspettiamo a Milano e non è questo il momento di fare silenzio di fronte a atrocità intollerabili. Un paio di comunicazioni di servizio. Acquistate Demoni in Terra Santa e C'era una volta la democrazia, gli ultimi lavori pubblicati da Visione Editore che trovate sul nostro sito. Se volete aiutarci economicamente, fatelo i numeri che la regia ha mandato ora in sovraimpressione. Se avete passione politica e volete venire insieme a me per provare a cambiare nei fatti questo paese, iscrivetevi ora a Democrazia Sovrana e Popolare per essere soci fondatori di un partito che non vi tradirà e lotterà fino alla fine per le cose in cui crediamo. Grazie ancora, buona serata.